Ciao a tutti, ancora Branno, benvenuti sul grafico dell'indice, indice puro, non future, dell'Eurostoxx su candele giapponesi, sempre con time frame daily e il nostro MACD. Queste linee che vedete le ho verticali, le ho già messe per andare a evidenziare quelli che sono minimi importanti di partenze cicliche e sono dei minimi che dovrebbero ben essere collocati perché secondo regole dell'analisi ciclica che vuole che quando un ciclo sia al ribasso, come ad esempio questo, il massimo sia nella prima parte, un ciclo neutro, come ad esempio questo, il massimo sia al centro, un ciclo rialzista, come ad esempio questo, il massimo sia a destra e così via. Qui abbiamo di nuovo un ciclo ribassista in questo caso e abbiamo appunto il massimo a sinistra del ciclo. Quindi abbiamo avuto innanzitutto una divergenza ribassista che ha dato il là alla discesa dei prezzi, divergenza ribassista col MACD abbastanza netta. Quello che però si può sicuramente vedere è che come tempo adesso dovremmo essere all'incirca in una fase di chiusura di ciclo, infatti abbiamo appunto il prezzo che è andato a scendere. E qual è la situazione che secondo me si può andare a sfruttare? La candela di ieri è stata un hammer, anche se sporco, nel senso che non ha la perfetta proporzione, ossia la spike dovrebbe essere più lunga o quantomeno il body, cioè il corpo, più corto rispetto alla spike. Però abbiamo poi al momento, oggi sono le 18 circa, una candela rialzista, quindi con un po' di tolleranza potremmo già essere di fronte, come tempi ci staremmo, a una ripartenza di un nuovo ciclo. Potrebbe essere questo anche confermato dal fatto che il livello testato ieri è un livello supportivo su questo taglio, su questa trend line dinamica ribassista. Per cui se noi domani dovessimo avere un'altra candela rialzista alla stregua di quella odierna, qual è il ragionamento da fare? Che abbiamo avuto un minimo poi riassorbito, candela rialzista, domani nuova candela rialzista e diciamo quindi abbiamo tre candele che ci fanno presupporre che avremo appunto dei minimi crescenti e una situazione del genere difficilmente si trova in una fase di chiusura ciclo. Più probabile appunto in una fase di ripartenza. Qui un'altra candela verde sarebbe probabile conferma di una ripartenza ciclica. Il MACD, anche se segnale e media sono incrociati al ribasso, stanno ampiamente sopra la linea dello zero e vediamo anche che sul breve abbiamo una resistenza di breve medio periodo in area 3525. La rottura appunto di questa resistenza con una candela rialzista domani, dopo aver testato questo supporto e in una fase temporale che è accettabile come ripartenza ciclica, infatti vediamo che c'è proporzione, potrebbe darci conferma appunto della ripartenza del nuovo ciclo e potrebbe essere sfruttato personalmente questa situazione per un'entrata rialzista con uno stop sotto il minimo appunto della partenza ciclica, perché se fosse partenza ciclica questa, la rottura del minimo non ce la vorrebbe fare, non ce la deve fare almeno per un certo periodo di tempo, perché qualunque ciclo, anche se dovesse poi successivamente tramutarsi in ciclo ribassista, in fase di partenza ha comunque una buona spinta. Ad esempio anche in questo caso un ciclo che parte qui e termina leggermente più basso, un ciclo ribassista, però all'inizio ha sempre una buona spinta iniziale, quindi occhio domani in caso di rottura dei 3525 per una ipotetica personale operazione rialzista. Vi ringrazio a tutti e vi invito a iscrivervi a questo canale mettendo poi la spunta con la notifica per avere un'email ogni qualvolta che verrà postato un video. Grazie a tutti, buona serata.